è l'inizio di una nuova vita per sei giovani bisonti nell'Ossetia del Nord, una regione della Russia. Gli animali sono stati reintrodotti in natura come parte di un programma di ripopolazione del WWF nel Caucaso settentrionale. I cugini europei, un po' più piccoli del bisonte americano, una specie minacciata di estinzione, si sono in effetti quasi estinti all'inizio del XX secolo e sopravvivono oggi soltanto nelle aree protette. Questi bisonti di 2 o 3 anni provengono da diverse regioni per aumentare la diversità genetica. 3 bisonti provengono dalla riserva naturale russa Oka, gli altri 3 dalla Svezia. Possiamo dire che il programma sta funzionando con successo, spiega Valery Shmunk, direttore del WWF del Caucaso russo, perché all'inizio del 2000 c'erano poco più di 30 bisonti in natura e ora ce ne sono quasi 90. L'introduzione in natura dei 6 bisonti arriva pochi giorni dopo che il WWF, sempre nella stessa zona, ha messo in libertà 2 leopardi montani della Persia, sempre nell'ambito della ripopolazione del Caucaso.